poi la posso fare da là. Sì. Onore ai caduti. Degli Osovani alle Malghe era composto di gente che proveniva da tutte le regioni, in pratica, che oggi tutte le regioni d'Italia, siciliani, sardi, pugliesi, ecco perché lì si erano in qualche modo rifugiati tutti coloro che non potevano rientrare ai propri luoghi d'origine dopo l'8 settembre, quindi è stata, come dire, era un punto in cui si erano raccolte tutte queste persone, quasi a testimonianza, ecco, di questo amore, questa fedeltà alla propria patria, alla nostra Italia. Quindi è un segno, ecco, di questo luogo, dell'importanza anche che ha, che il significato che ha la vicenda dell'eccidio delle Malghe di Pozzuoli. Qui oggi ricordiamo Franco Teone, appunto, il suo nome di battaglia, medico, quasi laureando, ma di fatto medico per le tante persone, partigiani, civili, che aveva curato in quei mesi, in quegli anni. Lascio la parola adesso a suo cugino Armando Celedoni, che lo ha incontrato, ha vissuto con lui i momenti della fanciullezza, della giovinezza, ecco, e quindi ha un ricordo nitido e preciso della sua figura, delle sue ultime giornate, della sua ultima giornata, sempre il 7 febbraio, in cui lo vide partire e mai più ritornò. Io sono stato l'ultimo a vederlo vivo. Si stava giocando a tirarci palle di neve qui in una borgata di Campeglio, quando è arrivato un tale, tutto trafelato, a chiamarlo su in montagna perché c'era bisogno di lui. Ricordo che allora questa era una zona libera presidiata dallo Sopo Friuli, così chiamata. E qui ha trascorso parte della sua giovinezza in attesa della tesi di laurea, perché gli esami li aveva già sostenuti tutti. Lui è partito. Poi ho saputo che, arrivato a Canebola, ha scelto la strada di Canebola per raggiungere le Malghe. A Canebola è stato fermato da una staffetta di partigiani rossi che lo ha ricacciato indietro dicendogli di tornarsi. Lui invece che cosa ha fatto? Ha fatto finta di rientrare, in realtà ha preso il sentiero di Clap ed è risalito alle Malghe attraverso questo sentiero. Arrivando lassù, proprio mentre era in atto l'agguato ai partigiani osovani, e così è finito anche lui nella rete. Il riconoscimento della salma, avvenuta due mesi dopo circa l'eccidio, è stato un autentico tormento, perché nessuno riusciva a riconoscerlo in quanto gli avevano fracassato la testa a colpi di martello. Alla fine mio padre e la madre che da allora
è uscita di senno, l'hanno riconosciuto ed eccolo riposo in questa tomba. Grazie. Un onore ai caduti! La storia ci insegna che le lotte e le liti non sono mai cosa buona. Noi abbiamo oggi il dovere di farci portatori di pace, in prima persona con il nostro comportamento. Dobbiamo ammonire chi cerca lo scontro e premiare l'umiltà di chi sa fare un passo indietro a favore del bene comune. Se questi caduti potessero parlare, si inserissero oggi nelle nostre dinamiche, cosa ci direbbero? Secondo me un sorriso compiaciuto potrebbe emergere sul viso di quegli eroi che molto hanno sofferto, ma che ora da qualche parte ci guardano. E forse sono proprio fieri del risultato raggiunto dalla nostra società, dalla solidità della nostra democrazia. La forza degli italiani, la solidarietà della nostra gente, non manca mai di farsi presente. Ne abbiamo una prova anche qui a Faebis, dove in occasione dell'esodo di donne e bambine dall'Ucraina, teatro di sanguinosi scontri, proprio in queste case hanno trovato rifugio d'accoglienza. Purtroppo, ad un passo da noi, la guerra ci riporta con il pensiero chi muore per la propria terra, a chi soffre e combatte per avere ciò che dovrebbe spettargli di diritto.
ciò che dovrebbe essere garantito ad ogni essere umano, la vita. Le discordie, l'arroganza, le manie di grandezza e superiorità di poche persone, invece, allontanano quello che noi diamo per scontato, la pace. Non è pensabile che l'interesse di pochi possa condizionare il destino di molti, ma bensì il bene di molti deve motivare il lavoro di chi ha il compito di governare, di fare delle scelte a volte impopolari, ma votate a migliorare e assicurare il futuro dei nostri figli, dei nostri bambini. Proprio in questo giorno, in questo luogo, la politica deve fare un passo indietro per riflettere, ripensare a quanto è accaduto, per poi fare in modo da non rendere vano il sacrificio di molti, riconoscere lo sforzo fatto da queste persone, spesso dei ragazzi, che a richiamo del sentimento patriottico hanno dato la loro vita in cambio della nostra libertà. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Cari amici, l'Associazione Partigiani Osoppo rivolge il proprio benvenuto a tutti presenti a questa giornata in ricordo delle ciglia delle Malghe di Porzus. Un benvenuto anzitutto al sindaco di Faedis, Luca Ballock, che per la prima volta è qui con noi in tale veste per celebrare questa ricorrenza, e con lui al sindaco di Attimis, Sandro Rocco, con i quali l'APO da anni collabora per valorizzare al meglio il monumento nazionale di Topley Work. Un saluto al ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani, che ha voluto oggi onorarci della sua presenza. Un saluto agli amici lontani, come Ermanno Bertolissi a Melbourne, Don Claudio Snider a Madonna di Monte in Argentina e agli altri amici che vivono in paesi lontani. Saluto cordialmente la presidente dell'ANPI di Udine, Antonella Lestani, qui presente qui fra noi assieme a Dino Spanghero dell'ANPI nazionale. Lascio la parola al ministro Ciriani per il suo intervento. Grazie. Quello che noi stiamo qui ricordando, celebrando l'eccidio di Malga Porzus, che voi naturalmente conoscete molto bene, avvenuto nel febbraio del 45, significa ricordare una delle pagine più tragiche, ma allo stesso tempo anche di valenza simbolica più grande della storia del secolo scorso, non soltanto del nostro Friuli, ma dell'Italia intera, perché è stato un po' il simbolo purtroppo drammatico delle contraddizioni, delle lotte, delle lacerazioni che sono avvenute in questa parte d'Italia, in quel tormentato periodo storico a cavallo tra la fine del fascismo, la lotta alla liberazione, che assunse anche i tratti talvolta di una guerra fratricida. Qui a nord-est, lo ricordavamo qualche giorno fa a Basovitz, l'abbiamo ricordato qualche minuto fa a Nimis, la storia si è accanita con particolare violenza. Quello che è avvenuto nel secolo terribile, il secolo scorso, qui nel nostro nord-est, in particolare nella nostra regione, è avvenuto con una violenza, se possibile, maggiore. E questo naturalmente ci insegna moltissimo, dovrebbe insegnarci moltissimo. Io mi sono scritto le parole che ha usato il presidente Mattarella 2 anni solo commentando appunto questi avvenimenti. Diceva: la storia non si cancella, le esperienze dolorose non si dimenticano. Insomma, la verità non può essere nascosta per sempre e a tutti. Alla fine emerge e si pone dolorosamente di fronte a noi e alle nostre coscienze. Voi sapete come me, ma meglio di me, cosa significa l'amarezza e il dolore di tragedie che sono state nascoste o sottaciute per viltà, per convenienza, per conformismo, per esigenze politiche, ma ora è il tempo di ricordare. Io credo siamo qui tutti quanti perché avvertiamo il richiamo del dovere, e del dovere del ricordo, del rispetto e della gratitudine nei confronti di tante persone che hanno sacrificato la loro vita. E se la nostra ambizione, il nostro progetto, lo sguardo che rivolgiamo al futuro è uno sguardo di pacificazione, di riconciliazione nazionale, questa non può avvenire finché pagine di storia sono strappate o non sono raccontate. E quindi la pacificazione, che è la forza del nostro paese, può avvenire soltanto se tutta la storia viene raccontata.
E quindi il nostro paese non è più debole perché ha un passato tragico di divisioni anche terribile, ma è più forte perché ha saputo ricostruire la propria storia e guardare il proprio futuro. È più forte perché con il tempo e con la fatica ha curato le ferite, ha reso giustizia alle vittime, ha onorato i caduti, ha accertato la verità, ha saputo distinguere il bene e il male, anche se talvolta sono il bene e il male sono stati tra loro molto intrecciati. E ha lavorato e continua a lavorare, come facciamo questa mattina, per dare alla nostra democrazia una base sempre più forti e più durature. Se guardiamo alla nostra storia anche recente, la storia dell'Italia degli ultimi 100 anni, non possiamo che ricordare il ventennio del fascismo, la lotta di liberazione, le pagine anche tragiche di quella guerra che oggi qui ricordiamo, lo scontro ideologico che avvenne dopo la fine della guerra, il mondo diviso in confini, il confine che attraversava proprio la nostra regione. Qui c'era un confine invisibile che divideva l'est e l'ovest. Però quello che noi dobbiamo fare, se dobbiamo trarre, come dobbiamo trarre un insegnamento, è che alla fine, dopo tutta questa storia così tragica, noi ci riconosciamo innanzitutto e soprattutto come italiani uniti sotto uno stesso tricolore, come italiani che viviamo in un paese libero, accomunati dall'amore per la nostra bandiera e per quello che la nostra bandiera ricorda e rappresenta. Se oggi siamo ancora qui dopo 80 anni, siamo qui a ricordare i partigiani dello Sopo, il loro sacrificio, il dramma di Maga Porzus, vuol dire che quel sacrificio ha generato dei frutti e che quei frutti durano ancora e che quei frutti ci aiutano a capire con più sincerità i drammi dell'Italia e indicano una strada alle nuove generazioni, ma soprattutto ci dicono che quel sangue innocente non è stato versato invano, e questo è quello che conta di più. Grazie a tutti.